Bene, come preannunciato abbiamo con noi il regista Vittorio Moroni e Elena Gigliotti, l'attrice protagonista. Benvenuti. Eccoli qua. Ecco. Abbiamo appena rinnovato il cinema ma siamo un po' a corto di microfoni perché non abbiamo ancora ripristinato bene il parco microfoni. Ve ne affido uno, buonasera, e terrò l'altro per, per far intervenire gli spettatori. Grazie di essere qua anzitutto. E Grazie e a voi di averci invitato e a voi di essere qui. Questo primo pomeriggio sì. <ride> sì, questo primo pomeriggio milanese un po' pigro, e, però insomma, adesso siamo belli svegli dopo aver visto il tuo film, che ah, sì, insomma bene, scuote, scuote le fondamenta, <ride> almeno io personalmente, loro non lo so, ma penso di sì. E, Vittorio Moroni, tu ti sei mosso eh, nella. Eh, eh, fra, eh, un po fra documentario e fiction e eh, nei tuoi film c'è sempre una carica di realtà molto forte e eh, non sei solo regista ma anche sceneggiatore eh, direttore della fotografia anche in questo ti sei mosso un po su, su vari livelli si vede che eh, hai un, un controllo proprio molto eh, molto intenso diciamo del del, della materia cinematografica in questo film hai voluto eh, eh, fare anche qualche cosa di molto particolare ve ne sarete accorti credo c'è un uso anche del formato particolare c'è una, eh, una carica di realismo appunto dicevo molto forte e eh, stai addosso al, soprattutto al personaggio interpretato da Elena eh, in maniera molto espressiva. Volevo chiederti eh, Anzitutto da dove viene questa storia appunto per, per, per essere diventata così necessaria in un certo senso nella, nello su, nel suo svolgimento e poi eh, come è, com è partito il film insomma, e come hai deciso di arrivare a questo linguaggio. Allora Elena mi rimprovera sempre ogni giorno di più perché dice che io sono prolisso e faccio delle risposte troppo lunghe e articolate. Però, tu mi hai fatto cinque domande. <ride> che... bassi, <ride> e anche col suono sono... basso, che... Sono esatto. partita bomba, hai ragione. <ride> allora, prova a scegliere delle, delle piccole cose. Allora, la prima che, che, che mi ha colpito è il controllo. In realtà, questo è stato un grande esercizio per me. Eh, per controllare la perdita di controllo, nel senso che abbiamo creato un gioco che era un esperimento che io volevo fare da tanto tempo, mi hanno aiutato i finanziatori che non finanziavano il film, per cui ho avuto dieci anni di tempo per completare diciamo, le regole di questo gioco, e il gioco era questo, eh, tutta la storia la raccontiamo in sei scene, quindi ci saranno sei situazioni in cui gli spettatori saranno messi lì di fronte a cose che succedono, alla loro possibilità di amare, odiare, capire. Pensare, immaginare e, e poi a doversi magari ricredere nella scena successiva, uh, ad avere sentimenti diversi e anche di, uh, a, rendere, a capire che è molto importante tutto quello che c'è, che non c'è, no? quello che passa tra, in quei bui no? tra una scena e l'altra. E ogni volta che abbiamo fatto ognuna di queste scene, il gioco era uh, quello di, da parte mia, di provocare continuamente. Quell'incidente che facesse sì che la sceneggiatura molto levigata, molto curata, per cinque anni, sei anni, eh, venisse buttata in sostanza alle ortiche, cioè venisse vivificata attraverso qualcosa che succedeva davvero in quel momento sul set, attraverso il lavoro di preparazione che avevamo fatto con gli attori, che in sostanza era quello di fondere i loro DNA con quelli del personaggio. E lì in quei 25-30 minuti di piano sequenza non c'era la possibilità di errore. Non nel senso che non si sbagliasse, ovviamente, ma nel senso che qualunque cosa accadesse doveva essere considerata come un'opportunità per andare in una direzione un po' diversa lungo quello stesso viaggio. E questo era un gioco a cui dovevamo giocare tutti. Gli attori. Eh, Andrea Caccia che è di Milano, che è l'operatore e che è un regista a sua volta, e che è un mio caro amico che aveva la macchina a spalla. Eh, Se sì, qualcuno magari ha visto i suoi film, l'abbiamo proiettato anche qua. Esatto, un bravissimo documentarista e regista. Eh, Daniele Sosio, che era un microfonista di Milano e eh, che era una specie di atleta ballerino, e tutti noi eravamo, come dire, eh, ogni volta in preda alla possibilità provocata, voluta della sorpresa. Ecco perché vedete spesso degli sporchi, delle perdite di fuoco, degli inseguimenti, no? Loro erano eh, sollecitati a fare quello che in quel momento era più giusto. All'inizio di ogni scena io davo delle indicazioni a, ad Elena e, e ai suoi avversari, eh, separatamente, in segreto, in modo che a un certo punto della scena accadessero delle cose che non erano previste. E, e quindi in, in questo senso c'era un'organizzazione quasi teatrale della messa in scena. E al tempo stesso c'era un documentario che accadeva ogni volta davanti a noi e al quale dovevamo reagire con l'istinto, in qualche modo. Per cui questo è stato un po' il senso del controllo e della perdita di controllo. Da dove arriva questa storia? Posso dirlo o sono già andato troppo lungo? Alzo un po' la voce, eh? non diventa... Allora, scambiatevi un segno di pace, Dice che... che sto diventando un prete praticamente di incontro eh. C'è anche la chiesa vicina, quindi sono nel luogo giusto. Questa storia nasce da un incontro reale che io ho fatto nella mia vita, eh, non ve lo posso raccontare ora, però eh, ho cercato di raccontarlo in vari modi, con un documentario era impossibile perché c'erano delle zone inaccessibili della vita di questa persona, delle zone illegali e quindi eh, l'ho fatto attraverso questo dispositivo. Eh, quello che ho voluto trasferire dall'incontro dall reale al dispositivo è stata soprattutto una cosa: quella, quella sensazione eh, di perturbazione che io ho avuto frequentando questa persona, questa, questo prototipo di, di Carmen, che eh, faceva delle scelte, destava in me delle preoccupazioni, creava delle inquietudini. E mi faceva pensare che io non ero quasi mai d'accordo con quello che lei faceva, eh, quindi disapprovazione morale e al tempo stesso a, a, aumento esponenziale del mio affetto e della sensazione di capire da dove arrivavano le sue mosse, le sue scelte. Questo paradosso ho cercato di far sì che fosse il centro di questo film. E spero che voi abbiate vissuto in questo paradosso, cioè che abbiate disapprovato e amato questo personaggio ecco il microfono per Elena ce, ce, ce lo passiamo. Grazie. Elena giusto visto che hai in mano il microfono anche una domanda per te poi passo invece agli spettatori la parola e, so che ti sei mossa fra cinema e teatro e però non so se tu abbia già eh, avuto occasione in passato di lavorare in questo modo, come hai lavorato come Vittorio. Mi sembra di capire che è una modalità di lavoro molto particolare e abbastanza complessa. Volevo sapere come ti sei trovata, come è stato dal tuo punto di vista. Allora, è stato bellissimo, quindi questa è già la prima risposta breve. <ride> No, allora dunque mi sono mossa soprattutto in teatro, ho una formazione teatrale, infatti mi sono subito appropriata di, di, questo, di questo palco, eh, mi fa sentire molto più a mio agio, eh, ho fatto qualcosa al cinema, però in realtà non mi ero mai misurata in un ruolo insomma di questa portata, quindi in un ruolo di protagonista, ancora adesso mi tremano le gambe quando lo dico, eh, mentre a teatro ho un'esperienza diversa, naturalmente molto <ride> di trincea, il teatro è un luogo dove si fa insomma, tanta scuola, piano piano, tanta gavetta, tante pizze gelate, tanti camerini freddi, vabbè, questo insomma, lo sappiamo, però eh, il mio principale problema ehm, era la macchina da presa, lo dico molto sinceramente, per me eh, è un oggetto misteriosissimo. Mi preoccupa moltissimo, mi preoccupava forse prima di conoscere Vittorio e penso che se, se dovesse ricapitare in un futuro mi chiedo sempre, mi preoccuperà ancora? Che cosa succederà poi? <ride> Lo vedrò di nuovo come, come l'ho sempre visto, cioè come un nemico, um, perché um, non ho un rapporto molto semplice con la mia fisicità, con il mio corpo, in video mentre nel teatro eh, riesco con il movimento a sfuggire, poi il teatro accade, dopodiché mi avete vista, è già finito, non, non ho la possibilità di rivedere, riguardare. Invece in questo caso la mia esperienza, soprattutto in certi casi di provini, che facciamo tante volte, no? noi attori insomma, vogliamo fare il cinema, facciamo i provini, però molto spesso l'obiettivo è quello di ammorbidire, armonizzare il mio viso visto da una parte o dall'altra dall ancora diventa sempre un'altra cosa quindi io anche facendo i self tape magari ci impiego 50 minuti perché dico no, mi devi proprio fare diventare bellissima <ride> quindi prendimi da qui, prendimi da qui invece quello che ho notato facendo questo lavoro è che Vittorio se n'è completamente fregato e all'inizio ero un po' preoccupata di questa cosa prima di guardare questo film ero molto preoccupata di questa cosa e dicevo ecco adesso farò questo film mi sono tanto divertita ma non mi prenderà mai più nessuno perché finalmente vedranno chi sono. No? Vedranno il mio viso, vedranno il mio corpo, vedranno il mio modo di parlare, di essere. E invece ho proprio capito questo: che mi ha mostrata, mi ha mostrata così come sono. Dopo dieci minuti di vanità e di pippe mentali su, sulla non accettazione, ho detto: Ok, quella è una storia. È una storia di una persona normale, come ce ne sono tante. E quindi mh, mi sembra molto interessante anche questo aspetto del, del lavoro di Vittorio: non cerca in nessun modo di, di ammorbidire, no? di edulcorare quell'essere umano così sbagliato eppure così giusto da comprendere, da mandare al diavolo. Il metodo di lavoro. Ecco, io mi sono sentita a mio agio. Sì, è complesso, è vero. E non sempre ho capito che cosa stavamo facendo perché eh, la regola era: rispettiamo quello che c'è scritto. Ma potete sbagliare, se sbagliate dovete risolvere l'errore e questo per me è un invito a nozze perché appunto facendo teatro sento di poter sfidare no? questa, questa storia e il mio partner, quindi mh, i nostri obiettivi, magari anche cambiare radicalmente. Tuttavia, non si gioca da soli, quindi se si è pronti a, ad avviare questa sfida bisogna anche riceverla. Per cui quando... I miei partner che sono stati tutti molto bravi e molto pazienti con me. Tutti hanno ovviamente molta più esperienza cinematografica di me. Ricordo ancora le loro espressioni ai provini: no? mi guardavano come a dire: Ma Vittorio, ma sei sicuro? Perché ero autorizzata a giocare in questo modo così spregiudicato, così maleducato. Però, ecco, devo dire che ognuno di loro poi ha giocato altrettanto e quindi dovevo essere pronta a ricevere e contrattaccare. Devo dire che, però non capita veramente così spesso no, di essere così liberi anche in uno schema, nelle regole quindi credo che per un attore sia, sia il massimo sia il massimo della... cioè, si può creare, si può proporre eh, si può sbagliare si può sbagliare che è una cosa che succede si sempre poco Vuol dire che Vittorio abbia creato le condizioni perché si creasse un'alchimia fra di voi e le cose funzionassero Sì ma anche nel conflitto certo, cioè, ricordo anche certo. dei giorni molto particolari in cui l'alchimia era proprio la scintilla, e non sempre è stata presa bene, però abbiamo capito che sotto c'era la protezione. Quindi, non stavamo facendo un gioco fanatico, folle, una terapia di gruppo. Insomma, stavamo lavorando, stavamo facendo gli attori e dovevamo portare a casa una storia. Quindi, il gioco era quello di, di manovrare, ma sempre dichiarandolo. Io lo lui dice che faceva le cose di nascosto, io non sapevo cosa dicesse ad Alessandro, ma lo sapevo. Lo sapevo che aveva guidato perché era evidente. E poi la cosa interessante era il gioco che faceva da un take all'altro. Quelle volte in cui magari si trovava un equilibrio oppure si, si andava in una zona di comfort, io e Alessandro, faccio l'esempio suo perché, appunto, è stato il mio partner. Quindi la storia d'amore tossica, insomma, era no non così semplice da, da raccontare. Allora, quelle volte in cui dicevamo, oh, ma stavolta. Grande, brava, bravo, eh? lui arrivava. E questa cosa ci mandava in crisi, però eh, ho notato, e speravo che lui non lo facesse, che proprio quel, quei momenti di totale conflitto eh, lui li ha usati. E ha fatto bene, secondo me, ha fatto bene. Bene, non voglio prendere troppo spazio appunto a voi altri, spero che non siate timidi e che abbiate qualche domanda o curiosità o commento da fare, quindi se alzate la mano vi porto subito il microfono. Credo che più che timidezza sia una questione anche di tempo, no? Abbiamo sì, capito: certo. eh, no, noi siamo una specie di rock band, dovete sì, sapere. Sì. Che arriva da San Francisco. Stiamo diretti a Liverpool. Subito dopo, hanno ah, forse a Sondrio. Ok, Sondrio, Bergamo, <ride> lì, vicino. lì vicino. Eh, lo so, è, è spesso, spesso è così, è, solo che eh, abbiamo visto che questo è proprio un film che ha bisogno no? di un, di, po, di di un certo. po' di tempo anche per sedimentare, e poi arrivano i messaggini, le domande. Le cose, quindi... sì. Vabbè, adesso ne, fa ne faccio un'altra io. Allora, eh, cioè, mh, eh, mi, mi ha colpito come eh, il film eh, ti metta in una situazione che è analoga a quella dei personaggi e soprattutto della protagonista, cioè ti eh, sbalestra, ti disorienta, ti fa sentire un po' a pezzi, non, ci sono delle scene dove non capisci bene la spazialità del, in cui si muovono i personaggi e, e soprattutto c'è un, uh, un, un piccolo... Uh, Fatto che ti fa sentire la separazione in maniera molto più forte, cioè il fatto che la bambina non si veda mai se non eh, di sbieco in una ripresa del telefono, insomma. o si sente, però non, 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 non compare, insomma. questa sparizione è, è quasi totale. E, niente, non è tanto una domanda quanto è una mia osservazione se vuoi però approfondire questo sì, sì, è un'osservazione interessantissima ed è tra l'altro uno dei presupposti eh, iniziali di questo lavoro no? tutto il film in fondo vortica intorno al, a questa bambina no? lei è il terreno di scontro lei è, è il tesoro da trovare lei è, è tutto ciò che, che, che conta in un certo senso anche se poi a mio parere Carmen non cerca solo di avere la sua bambina, ma cerca attraverso questo eh, di poter essere ammessa al mondo, cioè se lei non spezza quel destino familiare che ha già tolto lei a sua madre, lei non avrà diritto a stare qui. No? Quindi è anche questo la bambina. Però la bambina è il terreno di scontro, e tutte le volte che ci sono bambini al centro di guerre, loro sono le uniche vere vittime sicure sugli altri si può discutere e quindi eh, mi sembrava che la sua assenza, l'assenza del suo punto di vista eh, fosse qualcosa di decisivo, no? qualcosa che, non, che poteva essere raccontato nel migliore dei modi attraverso la sua assenza. Però non, in questo film io non ho avuto nessuna voglia di fare virtuosismi di nessun tipo. Um, il piano sequenza che abbiamo utilizzato non è virtuoso, no? quelli bravi a fare i piani sequenza li fanno bene, cioè li tengono, non li montano uno con l'altro, no? predeterminano le cose, agiscono e fanno agire no? il set in modo che, che tutto corrisponda alla previsione, eccetera. Questo invece è stato il contrario di questo. E, e così è stato con la bambina, cioè, non volevo che questo fosse un atto concettuale, no? calato dall'altro, intellettuale, e quindi a un certo punto l'ho anche fatta vedere, no? in modo che, che, che si sapesse no? che, che faccia aveva, e mi piaceva che ogni tanto eh, questa bambina rientrasse, questa bambina assente rientrasse dal cellulare, no? rientrasse la sua voce, un pezzettino del suo viso, eccetera, però eh, sostanzialmente la sua assenza è lì a dirci che, che è una che, che, che potente presenza lei sia per, tutto, per tutti i personaggi per tutto il film ecco allora sono onorata di passare il microfono al maestro Crialese beh intanto sono commosso mh, meravigliato no? perché so, sapevo tutto quello che, che era il potenziale però davvero una domanda da pubblico, un po' tecnica. Ehm, intanto va bene, io penso che non ci sia un momento inutile nel film, un momento ripetitivo, ridondante, è tutta una corsa senza respiro. Ehm, questo personaggio ha delle, degli angoli. Le sfaccettature che appaiono improvvisamente e mi colpisce, mi ha colpito particolarmente, e questa è la domanda tecnica che ti volevo fare: i piani in cui entra, e cioè, dal momento che lui, voi comunque defin uh, uh, definite gli ambienti, all'interno di quegli ambienti vengono messe delle luci, quelle luci vengono più o meno corrette in base a quelli che saranno i percorsi da fare ma sui piani in cui lei entra, cioè lei mi entra a un certo punto mi è rimasto particolarmente depressa una sua, una sua, lei ha appoggiato il volto su un divano bianco, cioè quindi è arrivata a comporre perfettamente un'immagine che era in totale intonia con il suo sentimento, con la sua emozione e arrivava emotivamente nel momento giusto della sequenza, quindi Diteci due cose su questo, cioè si partiva, si vedeva un primo um, round, poi c'era qualche blocking, per blocking intendo qualche punto di riferimento in cui comunque si doveva arrivare e si doveva passare. Per continuare? Allora, eh, grazie per questa domanda. Intanto, insomma, quando quest'uomo usa la parola respiro o senza respiro non è come se la usasse <ride> chiunque altro <ride> eh, allora noi abbiamo lavorato in questo modo l'idea era quella che non avevamo che era un triplo carpiato senza rete quindi le reti non, do, non potevano esserci quelle reti di cui parli cioè il fatto che da un take all'altro imparavamo che cosa poteva succedere Certamente succedeva, nel senso che nel, nel nella nostra organizzazione c'era il fatto che le luci erano state pensate insieme alla scenografia, quindi il più possibile affinché potessero essere inquadrate. Per cui noi avevamo 360 gradi a disposizione sempre, il che significa che io non potevo stare lì, dovevo essere per forza davanti a un monitor, e avevo quindi un collegamento con l'operatore attraverso un auricolare. Per cui io vedevo cose, indovinavo cose che potevano succedere, che magari erano simili a quelle del take precedenti, oppure no, eh, ricordavo che nel take precedente era, in quella situazione, eravamo rimasti lì e in questo volevo, andare, volevo capire cosa succedeva là, quindi quando era necessario gli davo dei suggerimenti. Io e Andrea Caccia abbiamo lavorato vent'anni insieme, Andrea Caccia è l'operatore, e, e quindi. Tante cose non c'era bisogno di dirci, cioè ce le siamo dette in questi vent'anni, erano già lì, quindi lui sapeva che in certe situazioni non doveva cambiare il fuoco e andare a quello, bisognava restare lì e lasciare fuori fuoco quell'altra cosa importante, parlata, che succedeva. E Andrea è forse l'unica persona con cui io potevo fare un esperimento di questo tipo, e ogni volta alla fine di un take ci dicevamo le sette cose fondamentali che erano successe. A volte è successo, per esempio, che, che lui fosse in una posizione sbagliata rispetto a un'occasione, e quell'occasione, in quel take, noi l'abbiamo persa. No? Lei si collocava, lei o, qualcuno, o un altro attore, si collocava in una posizione potenzialmente meravigliosa, ma noi eravamo troppo alti, bisognava mettersi in ginocchio di lato. No? Allora, la volta dopo, prima del take successivo, io e Andrea ci sussurravamo. Se rifà quella cosa, tu fatti trovare in ginocchio là ma non sapevamo se il successivo avrebbe rifatto la stessa. Sì, infatti qualche volta io Andrea secondo me voleva un po' fissare qualche volta allora lo vedevo che veniva quando fai quella cosa eh? poi arriva Vittorio no no stai dicendo qualcosa ad Elena no no non sto dicendo niente quindi lui non voleva cioè non voleva per nessun motivo al mondo eh, dire a me fissare, vai fissare. non è mai successo infatti anche questo momento del divano io non, non lo so è accaduto non ho avuto forse proprio qualche volta ma nessuno mi ha mai detto devi stare lì, cammina, fai tre passi no. anzi spesso erano gli attori a chiedercelo, ci dicevano eh, ma scusa quando arrivo qua vedo che sei in difficoltà perché sentivano uno che sì. cadeva per terra, l'altro che, che cadeva addosso al... <ride> vuoi che magari qui invece di passare di fianco al divano sì, vado un po' più dietro eccetera No. <ride> quindi i movimenti cambiavano ogni volta, i movimenti degli attori, gli attori tentavano spazi, esploravano spazi diversi all'interno della stessa scenografia ogni volta? C'era oh. un codice, scusami eh. c'era un codice tra noi. Mm. La prima volta sentivamo che aveva funzionato qualcosa, quindi anche a prescindere da Vittorio eh, ce lo segnalavamo, però sì. senza mai andare troppo fino in fondo. Okay. Era più in silenzio mai, che accadeva. E mai priorizzando, come dire, la logistica del, certo. del movimento, no? certo. Cioè, se funzionava era perché per la loro interiorità stava funzionando, no? Era perché quella cosa, quell'altro attore lo, la si diceva meglio da dietro il divano, okay. no? e quindi noi da lì ne deducevamo una possibilità, che era quella che nel take successivo abbiamo perso delle cose, possiamo anche dirci questo, no? Ci sono state delle cose meravigliose che abbiamo cannato in questo dispositivo che non sono tornate, non sono tornate in quel modo, no? Però l'idea era quella, io e Andrea abbiamo fatto anche dei documentari a quattro mani e amiamo il documentario di osservazione e l'idea era quella che a volte succede nel documentario di osservazione, no? Uno sta là cosa succede? Fin in fondo non si sa. Eh, C'è una luce bellissima, ma il protagonista non ci passa davanti. <ride> lui, il protagonista, si sta facendo i cavoli suoi e non viene a dire a te che, no, che cosa vuoi, e tu ti ricalci, no? contro, contro la ringhiera, sperando che lui vada davanti alla luce, non ci va, e quindi quella, a quella cosa non hai diritto non hai, è una regola del gioco. Se... Dopodiché però dall'altra parte succedono anche cose magiche. Cioè in questo fi... Da questo punto di vista sono successe cose incredibili. Per esempio quel negozio di animali era un luogo dove dal primo giorno dei sopralluoghi il... i fonici ci hanno detto qui si doppia tutto. <ride> no? Tu si di animali? Non è che stanno zitti perché hanno interesse che stiano zitti. Quindi e noi abbiamo detto vabbè ci proviamo eh, se sì, doppieremo tutto. Non abbiamo doppiato nulla. E non solo, c'è stato un momento in cui Carmen, che come avete visto è come San Francesco, no? lo dico da padre Vittorio, ha un, esatto. rapporto, privi un rapporto privilegiato con gli animali, sotterraneo. Siamo entrati in un codice, esatto. Certo. Esatto. <ride> esatto. Assolutamente. Esatto. Ce ne stiamo rendendo conto ora, eravamo partiti molto più laici, eh, giuro. <ride> Avevamo anche tentato una coproduzione con i francesi, penso. <ride> esatto. eh, a un certo punto nel quel negozio di animali c'è quel momento, no? immagino abbiate notato che in ogni scena eh, succede uno sliding door, succede un bivio, no? c'è un momento in cui... Le cose vanno come Carmen desidererebbe che andassero, poi la scena torna un po' indietro e le cose vanno come il mondo decide che vadano, tranne nella scena finale, che, la... che non lo so cosa succede. Però in quel mo... nel... nella scena del... del negozio di animali succede ad un certo punto che lei, con la sua maieutica, riesce nella parte sogno <ride> a convincere Mara a, a, convincere Mala a darle la bambina ad accettare che lei venga un giorno e se la porti via da sola. No? In quel momento noi diamo voce a tutti quegli uccelli, no? che ognuno nella sua gabbia si stranisce e partecipa a questa cosa. No? E lei, che, che è un'attrice, ragazzi, incredibile, ma incredibile perché ha due cose che do, di solito non possono stare insieme, ce cioè le ha tutte e due nella polarità più estrema, no? cioè ha un controllo formidabile dei suoi strumenti. Li conosce, li usa, e ha, ed è senza pelle, cioè ha un'esposizione no? al, alle cose, al dolore, al, alle emozioni, eccetera, incredibile. Queste due cose insieme io non ho mai viste in un unico attore. Ho visto attori che hanno una di queste cose forti, un'altra, ma insieme no. Allora a un certo punto lei, che è sensitiva, sente che gli uccelli hanno smesso, proprio in quel momento, non si sa perché. No? mentre ce la stidi, non c'era nessuna ragione perché quegli uccelli si mettessero d'accordo in quel momento, e sfrutta ovviamente questa cosa e dice, ma stanno tutti zitti? Siamo diventati tutti amici? <ride> Quella cosa è un'altra di quelle cose non predeterminate no? che sono accadute, e... sì, quindi sono quelle fortune che, che in questo gioco no? di sfida con la realtà possono succedere. Di danza con la realtà, direi danza. più che di sfida perché avete ballato molto bene con la realtà. C'è qualcuno? Avete visto che lei si è diventato anche un po' sì. Parlare dopo il maestro mi fa tremare un po' le gambe, però ci provo. Eh, è più una considerazione che una domanda. Io ho apprezzato molto l'inizio e la fine con eh, l'animazione iniziale e l'inizio di una favola. E la fine, con la conclusione di una favola, perché mi ha dato la sensazione che aumentasse quel sentimento di pietas che ho provato per tutto il, il film dove in realtà non c'è nessun tuo giudizio morale, cioè si vede la realtà così com'è. E ovviamente un personaggio così non puoi non amarlo, nonostante sia sbagliato o giusto, però quella parte onirica fantastica eh, che, la, la favola. Eh, fa cadere questa pietà su tutta la famiglia, compreso il, il marito. Una famiglia sbagliata che forse non, non aveva ragione di esistere o forse aveva tutte le ragioni di esistere. Bello, sì. Eh, io dico ogni tanto a me stesso, l'ho scoperto adesso recentemente quando parliamo con il pubblico, che, che in qualche modo sono due film, no? uno è il film appunto, che ci racconta come il mondo si difende da Carmen o cerca di difendersi da Carmen e l'altro invece è il mondo interiore di lei che comincia proprio con, con quei disegni subacquei no? che ci raccontano, guarda caso, l'evoluzione no? mille anni ci sono voluti per quei disegni sono qualcosa di preziosissimo che ci ha regalato Gianluigi Toccafondo che è la prima volta che fa una cosa su una sceneggiatura non sua che, quando, che prima di leggere i cinque minuti che lo riguardavano mi ha detto: Guarda, ti dico già che probabilmente ti dirò di no, ma non perché sono cattivo, perché non mi piaceranno, ma perché io so disegnare pochissime cose. E probabilmente nella tua sceneggiatura non ci saranno quelle che io so disegnare. Poi l'ha letta ha detto: No, io queste le so disegnare mi piace. Cioè. <ride> <ride> e, e allora ci siamo dovuti mettere d'accordo perché lui ignora il fatto che esistano computer, computer grafici, eccetera, per cui fa ogni quadro a mano no? e siccome per fare un secondo ce ne vogliono eh, 14, 14, e lui ci ha regalato 5 minuti, parliamo di circa 4200 quadri, fatti ognuno a mano. Quindi lui ha dovuto partire un po' in anticipo no? Con, rispetto a noi per arrivare giusto, giusto alla fine del nostro montaggio. E, ed è partito quindi tre anni prima, quando a dire il vero io ho un po' bleffato sul fatto che era sicuro che si facesse il film. Però <ride> ci ha creduto e abbiamo fatto. E, allora, quella favola è stata inventata da Massimo, non da Carmen. Lei l'ha dipinta, ma lui l'ha inventata. E quando lui l'ha cancellata per andare avanti, ha sentito il bisogno che... No? Di, di, di creare di voltare pagina. Lei si è opposta a questa cosa, si è radicalmente battuta no? per graffiare quella parete e far uscire. Allora, da lì comincia no? questo mondo che racchiude in sé questi sliding doors, che carsicamente no? corre di fianco al film. No? Il film di Carmen, la sua interiorità, il suo punto di vista, scorrono di fianco al film e arrivano poi a quel finale dove, in qualche modo queste due cose si scontrano e o succede quello che possiamo immaginare di più triste o, o Carmen in qualche modo ha ragione nel vedere e nell'immaginare che quel giardino davanti a casa loro sia in realtà una giungla dove ci sia un enorme pappagallone e dove in un giorno d'estate può nevicare. Può anche succedere che nevica. Naturalmente ognuno di noi ha la sua interpretazione e risposta al finale. Posso concludere con una domanda stupida? Siamo assolutamente qui per questo. Per... No, nel senso che proprio privola. Cioè, no, mi, mi è venuta una curiosità sentendovi parlare, ma per ogni scena quanti take avete fatto di media? Rispondi tu così si vede che non... Che non per ogni scena erano tre giorni, io direi di media nove, sì. O sbaglio? Tre, tre, tre? Sì. No, a volte quattro, tre, tre o cinque, allora, succede... sicuramente tre sicuri sempre, a volte quattro secondo me. Allora succedeva che c'era un primo giorno dove si girava pochissimo, alla fine si girava un take o due e tutti gli organizzatori erano nervosissimi. No, non abbiamo girato niente, abbiamo buttato un giorno Secondo me però questa era la percezione <ride> di Vittorio Beh, era cioè, una percezione molto no. Secondo me noi avevamo per... già delle cose il primo giorno Però lui era sicuro, noi si aveva impostato questo schema Primo giorno sicuro no Secondo giorno troviamo, terzo giorno buttiamo tutto in aria L'ho detto <ride> secondo il mio punto di vista E ti ho anticipato così influenza un po' Sì, lei pensa che quei fucili che io vedevo apparire dalla finestra Fossero una mia percezione <ride> eh. <ride> a un certo punto io avevo una specie di aiuto regista democristiano no? che parlava a bassa voce mi chiedeva le cose con timidezza, con un rispetto ottocentesco e, e dopo perché tra un take e l'altro avveniva il lavoro no? il nostro lavoro avveniva non quando facevamo i 25-30 minuti ma per arrivare ad essere così tesi così pronti, così eh, diversi nel fare quella cosa impiegavamo anche 40 minuti no? 40 minuti a parlare piangere, fare cose emotive, no? però sussurrandole, no? io, sotto, eh, uno in una stanza, uno in un'altra, no? quelle cose mandavano i matti la, la produzione, no? perché sembrava che fossimo inoperosi, no? e quindi arrivava Maurizio, senti io capisco la psicologia... Le però qui oggi è girato un po' poco finora. Ragionavano in termini di tic tac e di soldi che se ne vanno. E più o meno forse 9-10 sui 3 giorni è stato quello che noi okay. siamo riusciti a. Grazie e di aver risposto Comunque sono stati un bel po' di tempo da gestire. Eh beh, certo comunque. Grazie di aver risposto anche alla mia stupida domanda e a tutte nulla, le altre sì. e grazie a tutti. Abbiamo terminato il tempo a disposizione perché c'è un film che preme per arrivare. Grazie ancora Grazie a a Vittorio e Elena per la vostra generosità anche Grazie nel raccontare tutto quello che c'era dietro. Quello che film. voglio dire soprattutto ai milanesi è che il film no? da oggi... Ancora sì, ha delle, eh, delle è, repliche, sì, delle proiezioni. Abbiamo molto bisogno del, del vostro aiuto. Del passaparola, certo. Può darsi che il film vi sia piaciuto e quindi ditelo alle persone che hanno la vostra stessa sensibilità, può darsi che il film non vi sia piaciuto, ditelo a persone che hanno una sensibilità diversa. Ottimo suggerimento, sì. bene ma sono sicura che è piaciuto, grazie a tutti e buon sabato, grazie a voi.